Cosa vedo? Mi sembra che sia un luogo stampato a fuoco nella mia memoria, eppure non lo riconosco. La grotta. Ricordo questa roccia che l'eco delle mie preghiere animava e l'odore di solitudine che mi rendeva così prossimo a Dio e al mondo. Ricordo questi alberi. Mi separano dagli uomini, adesso come allora. Immagino la città lontana e questa luce nebbiosa che penetra all'interno come volesse insinuarsi nell'anima. Cos'è cambiato e cos'è rimasto? Avevo lasciato questo mondo e ora la mia anima è stata richiamata sulla terra. Ma cosa posso dire ancora che non ho detto? E cosa posso fare io che durante la mia vita non feci? Eccoci alla Porta Santa. È qui probabilmente dal 1294, nello stesso posto. E ogni anno, fra il 28 e il 29 agosto, migliaia di fedeli vengono qui per attraversare la Porta Santa e lucrare la perdonanza. Benché non sia prescritto nella bolla di indizione, i fedeli ritengono che sia essenziale passare attraverso di essa perché questo rito sia valido. Del bel portale mi piace sottolineare in particolare la faccina barbuta che si trova sulla destra, con la guancia trafitta da uno spino, che sembra un monito a mantenere la riservatezza su alcuni aspetti della storia della Basilica che forse dovevano restare poco conosciuti. Ciò che non è stato detto, perché gli uomini non possono parlarne, perché i fedeli non devono sapere, perché grandi interrogativi devono rimanere insoluti per alimentare le menti e le anime degli uomini. Anche di questo è fatta la Basilica. Di qua. La facciata è uno dei gioielli più belli della città, con le sue pietre bianche e rosse che sembrano un tappeto orientale. Per noi è un bel oggetto d'arte, ma in passato è stato come un libro aperto che tutti potevano leggere. Come tutte le chiese che hanno attraversato le centinaia di anni, anche questa conserva nelle sue pietre traccia dello spirito di ogni epoca, dal 1300 con Portale Rosone al 1400 l'intera facciata. Alla fine del 1500 il progetto comunicativo cambiò. La Chiesa dovette fronteggiare l'affermarsi della Riforma protestante e dovette dare di se stessa un'immagine più spirituale, promuovendo un programma comunicativo che diventò il barocco. All'interno il programma comunicativo barocco aveva ricoperto tutte le decorazioni precedenti. Una quarantina di anni fa, un architetto aquilano, Mario Moretti, soprintendente, ebbe il sogno di recuperare l'antica chiesa riportandola al primitivo splendore del momento dell'incoronazione. Il suo tentativo, oltre a dimostrare la sua forza di volontà nel
affermare le sue idee, le sue convinzioni, potrebbe essere per noi un momento di riflessione per quanto riguarda la conservazione dei beni in Italia, in quanto la nostra è una nazione che ha una storia lunghissima, è piena di cose bellissime, ma se vogliamo conservare tutto rischiamo di impedirci di costruire meglio il nostro futuro. Ogni epoca parla una lingua dettata dagli uomini e dal tempo che passa, e mutano il gusto, le tradizioni e il modo di interagire con il mondo che cambia. Gli uomini che ancora oggi si affannano per cercare le risposte alle domande sbagliate, domandarono a me che così risposi. Io, Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe, al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che esso comporta. Ma il silenzio, quello che ho immaginato per la Basilica, sembra essere lo stesso. Oggi, come allora. Questo era il mio corpo. Ma il mio volto non lo riconosco. Era forse davvero così, oppure diverso? È solo l'aspetto a mutare con la morte, o anche la sostanza, la natura delle cose. E quali meccanismi interagiscono con la natura che muta? Misteriosi e inspiegabili sono i disegni di Dio. Difficili le prove da superare e le domande cui gli uomini devono provare a rispondere. Non c'è nesso di causalità tra il danno provocato al transetto di Collemaggio dal terremoto del 6 aprile 2009 e l'intervento di recupero che a suo tempo fu fatto dalla sovrintendenza guidata dall'architetto Moretti. Tra le tante ipotesi possibili, probabilmente ne sentiremo e ne raccoglieremo molte, tutte rispettabilissime, a me piace segnalare quelle che prevedono la realizzazione di un classico transetto che si sposi con la struttura architettonica complessiva, con due ipotesi entrambe interessanti e che possono anche essere valutate alla pari, direi. O restituire anche al transetto la struttura con le capriate lignee, oppure utilizzare questa superficie per rimontare una parte del soffitto cassettonato che era preesistente nella chiesa prima proprio dell'intervento del Moretti. Se nella lunga vita di questo edificio avesse prevalso il criterio della conservazione della fase originale, oggi non potremmo apprezzare le tre navate e il bellissimo pavimento mosaicato policromo che vediamo, realizzati appunto nella prima metà, secondo quarto del XIV secolo.
O la porta santa realizzata alla fine del 300 in sostituzione di una precedente più piccola e più umile porta. Oppure apprezzare e ammirare la geometricità policroma della facciata quattrocentesca realizzata dopo il tentativo di espugnazione della città all'assedio di Braccio da Montone. Vediamo quindi che questa basilica è la traccia vivente e sensibile di è come un palinsesto di avvenimenti in parte antropici, in parte naturali, come i terremoti che hanno scandito la vita e le fasi di interruzione e di ripresa con ogni volta un motivo e un impianto diverso che ha sostituito quello precedente ancora incompiuto, come abbiamo potuto riscontrare con gli scavi archeologici da noi compiuti negli anni 2003-2009. Già la rinuncia di Celestino V al pontificato segnò una battuta di arresto e un cambiamento di progetto rispetto a quella che era l'immagine della basilica che lui aveva presente, quella cioè di Santa Maria della Vittoria a Scurcola Marzicana. Quando ripresero i lavori agli inizi del 300, una chiesa ancora più grande vollero realizzare le arti cittadine, facendo un edificio a 5 navate, addirittura a 5 absidi, una cosa monumentale, che però il terremoto del 1315 interruppe bruscamente, segnando un ripensamento e una riduzione di ampiezza rispetto a questo progetto rimasto incompiuto. Un'altra chiesa ancora si cominciò a costruire, più piccola, più modesta rispetto a quella a 5 navate, ma qui ancora il terremoto del 1349 segnò una battuta di arresto e quindi la ripresa dei lavori portò finalmente alla conclusione della chiesa attuale. Allora perché stupirci, perché meravigliarci o avere addirittura paura che un architetto moderno, un architetto contemporaneo, certamente di chiara fama, di grande levatura culturale, possa progettare un qualcosa di diverso, un qualcosa di innovativo, che rappresenti quindi il linguaggio del nostro tempo, della nostra epoca, e tramandi quindi questo edificio a noi e ai posteri come un qualcosa ancora di più apprezzabile per la novità, per la modernità dell'impianto antico che egli vorrà realizzare. Anche una copertura come questa, luminosa, di cristallo, di plexiglass o di altro materiale, non è da rigettare a prioristicamente come un qualcosa di dispregevole e di sovversivo rispetto all'impianto originale, proprio perché la nostra basilica è un eterno palinsesto. Il tempo e gli uomini hanno segnato la loro traccia su questo monumento e quindi anche noi siamo autorizzati a lasciare una traccia della nostra epoca. Perché sono qui? Non capisco. Mi domandate forse quale debba essere l'aspetto di un luogo che così tanti dopo di me hanno attraversato. Qualcuno deciderà e il transetto verrà ricostruito, come tante altre parti di questa antica basilica sono mutate nello scorrere degli anni, del gusto, del modo di concepire la vita. È il silenzio che mi parla. L'anima della mia basilica, quella per la quale da Dio scesi tra gli affanni, quella in cui decisi che tutti gli uomini avrebbero ricevuto il perdono dei peccati. Se è il vostro silenzio ad interrogarmi, voi della bella città di Aquila, il cui cuore è sempre stato nella forza più che nella rinuncia, io rispondo: vogliatelo. Vogliate Collemaggio. E Collemaggio sarà. Ad condizionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esset monospitrinum eque administrandum. Bene consensum hoc mundo secundum suem essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando, che ultimis mensibus in me modo tale menuitur, ut incapacitate miam administermi commissum bene administrandum, anios redibiam.